Ciao, ben ritrovati. Sono Hermes Bernardini, il responsabile dell'agenzia immobiliare HB ed oggi vi parlerò del certificato di agibilità, documento attorno al quale c'è molta discussione. Devo fare una premessa: certificato di abitabilità e di agibilità edilizia riferita a un immobile sono la stessa cosa. In passato l'agibilità era concessa agli immobili ad uso abitativo, mentre l'agibilità veniva attribuita a tutti quegli immobili con uso non residenziale. C'è una legge del 2001 secondo la quale tutti gli immobili devono essere dotati di certificato di agibilità, qualora essi siano stati edificati o abbiano subito degli importanti interventi edilizi di ristrutturazione dal 2003 in poi. Pertanto, dal 2003 in poi, gli acquirenti hanno il diritto di pretendere il certificato di agibilità. Nel 2016 le due certificazioni sono state fuse in un unico documento che ha preso il nome di segnalazione certificata di agibilità, detta anche SCA. Deve essere presentata da un tecnico abilitato, pertanto un architetto, un ingegnere, geometra, che se ne assume tutte le responsabilità. E questo va fatto entro i 15 giorni dalla presentazione della comunicazione del fine lavori. La mancata presentazione della segnalazione certificata di agibilità secondo i termini previsti, dei 15 giorni, comporta una sanzione amministrativa che va da 77 € a 464 €. È il documento attraverso il quale si attesta che un immobile, in seguito a edificazione o interventi edilizi rilevanti, possegga quelle condizioni di sicurezza, igiene e salubrità determinati dalla normativa vigente e che sia stato costruito secondo quanto indicato nel progetto. Se hai ritenuto utile questo incontro, ricorda che ogni mercoledì tratterò un argomento legato al mondo della compravendita. Ciao, a presto!